cosa è successo? Quello che abbiamo qui a Mondinare Fiori con noi oggi, la nostra amica, che porta una testimonianza importante, che è formazione anticipata dell'Italia. L'altro aspetto molto importante è quello di aver riempito il teatro di giochi di ragazzi, e qui raccontiamo un pezzo di storia, un evento tragico del 92, da cui è nata una rivincita, una rinascita fatta lo Stato, con grandi successi nei confronti della criminalità mafiosa. Poliziotto è oggi una persona che si deve estendere al Concilio di Santa Gradi per il bene comune, soprattutto per la prossimità nei confronti della società civile e soprattutto e particolarmente dei più giovani. Ma io nel 92 ero a Palermo, quindi l'ho vissuto in prima persona, so che cosa significa quel periodo, quella sofferenza che abbiamo vissuto, ma poi anche il forte impegno che c'è stato dopo il 92 con i grandi successi che abbiamo ottenuto per contrastare la mafia e la violenza mafiosa. Il messaggio è quello che insomma, abbiamo già detto, i ragazzi devono essere coraggiosi, denunciare e non abbassare mai la testa davanti a nessuno.